Sì, direi a livello di gioco qualcosa c'è stato come svolta, no? Ci manca veramente, come ha detto lei, un risultato importante. Domani abbiamo tutto per poter far bene contro una squadra altrettanto ben organizzata. Io credo che domani è importante l'approccio iniziale della gara, è importante al di là del derby, che è una partita molto particolare, sentita da parte di tutti. Come ha detto lei, noi abbiamo bisogno di punti. Punti per poter anche avere la possibilità o una serenità di poter affrontare anche la partita con Latina in una maniera molto diversa dalle altre, per poter poi fare quello che dobbiamo fare. Dei motivi di campanile che ovviamente lasciano il tempo che trovano, perché poi alla fine sul campo si ritrovano i due calciatori a darsene di santa ragione. Ci vorrà per vincere questa partita che tutto sommato è contro una squadra ampiamente alla portata dell'Avellino, guardando le due rose, ci vorrà quella determinazione e quel coraggio che nei secondi tempi, da quando sei subentrato tu, non c'è stato. Ma mi permetto di correggere un attimo, no, il coraggio c'è stato, dovevamo essere un attimino un po' più cattivi nel chiudere le partite, perché le occasioni ci sono state, se ben ricordate anche quella di Verde nell'1-1, poi al di là del palo, eccetera, eccetera. La convinzione, ecco, quella convinzione di poter chiudere le partite, perché alcune cose abbiamo migliorato e altre dobbiamo migliorarle. E sicuramente domani è una partita di cartello, una partita sentita da parte nostra, da parte di tutti. È una partita particolare e io credo che ognuno di noi deve dare il 1000% in più, ma con molta serenità nelle giocate. Conosco la Salernitana. Salernitana è una squadra che da quando ha cambiato tecnico c'è Bollini che è molto bravo, che conosco, è stato uno dei miei no, collaboratori quando io allenavo diciamo, la Sampdoria, lui era l'allenatore della Primavera, molto bravo. Al di là di questo noi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di ottenere il massimo del risultato. Mister, come ci sta dicendo, praticamente il piano partito ovviamente sarà quello di aggredire l'avversario, come è stato ad esempio nel derby con il Benevento, soprattutto nel primo tempo, ma per aggredire l'avversario cambierà qualcosa anche dal punto di vista tattico, soprattutto in fase difensiva, visto che a Bari abbiamo visto praticamente quattro centrati schierati, la difesa ovviamente è Ma bloccata. sai, delle volte l'allenatore fa delle scelte più esigenze, purtroppo. Credo che domani, al di là dell'aggressione, voglio una squadra strutturata, una squadra compatta, quella che sto cercando di metterla, di avere, insomma. Perché le mie squadre non devono concedere. Le mie squadre, forse ho sbagliato anch'io, no? Sulle situazioni di palle inattive. Devo correggere alcune cose, però a livello di gioco sono contento. Però a me piace una squadra molto più compatta, più unita, al di là degli interpreti, perché gli interpreti mi sono piaciuti, ecco. Devo dare sicuramente una continuità alle giocate, alle strutture che stiamo facendo di gioco, di non possesso, di possesso, così sono un po' più semplice nello spiegarmi. Ecco, dobbiamo migliorare che quando noi abbiamo palla, nelle transizioni, vengono chiamate adesso, quando noi abbiamo palla dobbiamo anche fare una transizione negativa che sarebbe le marcature preventive in una maniera molto più positiva. Ecco. Sì, di certezze e di coinvolgere anche quei tre o quattro che hanno quando parlo di autostima,
ci sono dei giocatori anche che subentrano, che hanno delle qualità importanti. E lo stesso Verde, per esempio, ha delle qualità enormi, no? Adesso in lui c'è già un'autostima, io devo lavorare ancora su altri, perché fin dei conti il campionato di Serie B lo conosco, so come è fatto. Fin dei conti, ecco, una squadra organizzata già è a metà dell'opera, però ci sono dei giocatori che hanno qualità che devono metterla al servizio del proprio compagno. Io ho sempre detto che il mio modo di pensare è: io cerco di puntare lui per liberare il mio compagno, per cercare le giocate, le strutture che noi stiamo facendo in campo. È ovvio che l'autostima viene con un risultato importante, ecco. Premesso che sono tra gli avvenimenti che non considero questa partita un derby, premesso quello, dico, a livello di schema di gioco, dato che secondo il mio punto di vista sono uscito da Coverciano, credo che Rosina sia un problema per l'Avellino e per le parti inattive ha previsto qualcosa da praticamente... Abbiamo lavorato su questo, abbiamo lavorato su Rosina, io l'ho avuto 2 anni al Torino, lo conosco bene. È un giocatore importante e anche un ragazzo molto positivo. E abbiamo lavorato anche su questo. Che ci possono venire dentro le linee, ci possono far male. Però voglio ricordarvi che noi abbiamo Verde e Bellone, che può far male anche a loro, insomma. Ma perlomeno un'attenzione di non attivare tante possibilità di punizione da lì. Sì, sì, abbiamo lavorato su questo, abbiamo lavorato. Esatto. Non facciamo come gioco No, è un derby importante, è una bravissima persona. Ma io, al di là del derby, ognuno di noi dentro ha. Beh, la partita va sentita. Fatta la premessa, 3 volte in vantaggio, 3 volte ripresi. L'altra volta ho detto il termine Garzì, ma neppure quello è servito. Cosa serve per non essere ripresi? Perché sembra che alla squadra abbia comunque gestire il risultato. Anche questo. Come ho detto, sono andato in trasmissione a un vostro collega, noi dobbiamo migliorare quegli... Io in termine diciamo di numeri, dobbiamo arrivare ancora a 80-90 metri. Siamo, e questo intendo dire che bisogna migliorare alcune fasi della partita dove onestamente c'è una gestione, come hai detto te, una gestione che va saputa gestire. Ci sono dei momenti che la palla deve andare in una certa maniera, e poi anche a livello di testa dobbiamo aumentare un attimino quei metri. Ma io ho degli attaccanti e ho il dovere di farli giocare in questo momento, però gli attaccanti devono capire che devono, se sono piatti con me non possono giocare. Devono capire che ci sono modi e modi di mettersi. Matteo lo conosco, quando si incavola è importante, d'altronde anche io quando poche volte mi sostituivano, quando qualcosa ero sostituito mi incavolavo molto, però la domenica dopo facevo sempre qualcosa di più, no? E io spero che Matteo lo faccia, che sia determinante per tutti noi, sia Matteo, Moculo o lo stesso Castaldo. Castaldo sta migliorando, come avete notato, e sono convinto che più si lavora più riusciamo a migliorare. No, Camarà è un giocatore che a me piace, è ovvio che anche quando subentra è un giocatore importante, giovane, ha delle caratteristiche che a me piacciono perché punta l'uomo e mette le condizioni, ha le possibilità poi poterlo farlo anche domani,
L'ASIC si sta muovendo molto bene, insieme con tutti del resto. Sono giocatori che io considero tutti nella stessa maniera. È ovvio che in campo si va in 11, ma poi c'è la possibilità anche di subentrare. Ecco, quelli che subentrano devono dare qualcosa in più, sicuramente. Ma un appello ai tifosi è normale, noi siamo in debito con loro, abbiamo tutto per poter far bene, in modo particolare i nostri tifosi, ci hanno seguito in 1200 a Bari e non è da tutti. Noi siamo in debito molto, molto, ma sono convinto che possiamo sdebitarci molto presto.